Edison è uno dei principali operatori in Italia nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale. Considerata dalla rivista Fortune come la società italiana più apprezzata a livello internazionale. Le sue origini risalgono al lontano 1883, quando Edison costruì a Milano la prima centrale d'Italia ed Europa per la distribuzione continua di energia elettrica. Da allora Edison è sempre stata attiva nel settore dell'energia, contribuendo in modo significativo allo sviluppo del tessuto industriale italiano. Oggi il gruppo conta circa 3.700 dipendenti distribuiti in più di 10 paesi, tra Europa, Asia e Medio Oriente. È attivo sia nell'approvvigionamento che nella produzione e nella vendita di energia elettrica e gas naturale. Dall'entrata nel mercato residenziale ad oggi, Edison può contare su un vasto portafoglio di clienti, più di 1.300.000. Edison dispone di una capacità installata complessiva pari a 11.500 MW, proveniente da strutture ecocompatibili e ad elevata efficienza energetica, che includono impianti a ciclo combinato alimentati da gas naturale, centrali idroelettriche, campi eolici, impianti fotovoltaici e sistemi a biomassa. Grazie a questo mix ottimale e ben bilanciato di impianti, la produzione elettrica del gruppo è giunta nel 2011 a quota 33,2 terawattora, corrispondente all'11,5% dell'intera produzione nazionale. Fuori dai confini italiani, Edison sta lavorando per rafforzare la sua presenza, in particolar modo in Grecia e nei Balcani. Edison ha incrementato la propria presenza nel settore degli idrocarburi attraverso la produzione, l'importazione, la distribuzione e la vendita di gas naturale e olio grezzo, sia in Italia che all'estero. Grazie ad una disponibilità di gas pari a 15,2 miliardi di metri cubi, Edison nel 2011 è arrivato a soddisfare il 19,6% del totale della domanda del mercato italiano. Possiede inoltre 49,8 milioni di metri cubi di riserve, grazie alle 83 concessioni e licenze in Italia e all'estero. Oltre a tutto ciò, la società è impegnata anche nello sviluppo di nuove infrastrutture di rilevanza europea, quali ad esempio i gasdotti Galsi e ITGI, per l'importazione di gas naturale in Italia e in Europa. Infine, dopo l'entrata in funzione del terminale di rigassificazione Adriatic LNG, Edison utilizza l'80% della capacità del terminale, pari in totale a 8 miliardi di metri cubi l'anno importati dal Qatar. Grazie alle sue crescenti risorse, agli assets industriali e alle quote di mercato, Edison ha consolidato il proprio ruolo di challenger del mercato energetico italiano, divenendo un'alternativa credibile ed affidabile rispetto ai competitors.